Un approccio molto interessante al concetto di salute appunto in forma molto allargata e quindi anche in relazione con la nostra vita ambientale, sociale, relazionale, eccetera. E sicuramente è un cambio di visione che dobbiamo in qualche modo abbracciare, questo, non solo per quello che riguarda appunto, non possiamo più dividere, no, gli argomenti in compartimenti come l'ambiente, la salute. Dobbiamo assolutamente fare questo passo se vogliamo avere dei risultati e c'è un'urgenza in questo, quindi assolutamente. Io non so, chiederei se dal pubblico magari ci sono degli interventi, così possiamo continuare la discussione magari facendo partecipare anche altre persone, quindi se ci sono degli interventi, delle domande, sì. Non so se vogliamo. Magari da lì passo il microfono o sì. Si avvicina alla persona. Prova a parlare un po' forte. No, perché abbiamo il video, Alberto, abbiamo il video, sai? Allora io sono Alberto Donzelli e sono del Comitato Scientifico della Fondazione Allineare Sanità e Salute. E abbiamo redatto il capitolo 14 del libro, a mio avviso tocca un aspetto strutturale su come cambiare la situazione, perché vengono fatte delle proposte in apparenza razionali, si dice non si riesce a reggere l'inflazione dei costi, la cosa che bisogna fare, il GIMBE dice bisogna promuovere le tecnologie di alto value, cioè che producono tanta salute in rapporto alle risorse impiegate, e sostituirle a quelle di basso value, che quello che producono in salute, ammesso che lo producano, consumano troppe risorse. Apparentemente razionale, di fatto è fallimentare. Perché? Perché non si fa questa cosa? Per un motivo ovvio, che dovrebbe essere ovvio, perché non c'è interesse da parte degli attori in sanità a farlo. E perché non c'è interesse a farlo? Perché oggi l'elemento strutturale che sta sotto a tutti questi problemi è che gli attori in sanità, nella stragrande maggioranza, non sono remunerati, che è la parte basilare del sistema premiante, per la salute, ma lo sono per la malattia, per episodi di malattia. Se uno si ferma a riflettere, se ci fosse effettivamente salute, gli attori in sanità falliscono o comunque vanno in miseria, per cui non possono, anche se non lo ammettono davanti alla propria coscienza, quando si guardano allo specchio, si ammantano di linee guida con cui dicono che fanno gli interessi della popolazione, ma in realtà non possono strutturalmente andare contro a un interesse strutturale. Lo fanno solo delle piccole minoranze che per autorealizzazione riescono a fare andare contro i propri interessi di categoria, ma la grande parte degli attori non lo fa. Allora, quella che è la nostra proposta è di andare a incidere, partendo da un paio di sperimentazioni in un paio di ASL che con un movimento che raggiunge una massa critica arrivino a questa consapevolezza, andare a incidere sul sistema premiante degli attori, cioè quindi uscire dal paradigma per cui si paga per episodi di malattia e entrare in un altro modello in cui è la salute che viene prodotta che fa l'interesse di chi lavora in sanità. Allora sembra, e uno dice, ma come si fa a pagare per la salute? La Fondazione Allineare Sanità e Salute ha fatto una elaborazione decennale su questo, per cui nel capitolo 14 del libro facciamo tre esempi di cosa significa farlo per tre delle categorie: i medici di famiglia, dove è assolutamente facile, le farmacie territoriali, dove paradossalmente sarebbe altrettanto facile, anche se in questo momento hanno proprio interessi conflittuali strutturalmente con la salute, gli ospedali azienda, posto che è un esempio già un po' più complesso, ma comunque credo che potrebbe essere convincente rispetto a quello di un ASL, di un distretto, dove invece è più facile, una volta che uno è entrato nel meccanismo, capire come si può remunerare per la salute gli attori del sistema. Quindi io credo che questo possa
effettivamente essere un servizio che, se viene sperimentato, noi siamo convinti che avrà successo nel determinare non solo un aumento di salute, ma anche molto rapidamente la diminuzione dei costi, perché la gente non viene più, gli attori non vengono più pagati per le prestazioni che erogano, più o meno convinti che facciano qualcosa di buono, ma vengono pagati in funzione della salute che producono, e quindi diventano interessati a capire che cosa produce salute, smettono di fare cose che hanno capito che non la producono perché tanto nessuno li paga per questo, si occupano anche dell'ambiente, perché se siamo nella barca che viene remunerata un complesso di attori per la salute, se poi c'è l'ambiente che la mina, ovviamente va indietro anche il risultato complessivo. Quindi gli attori in sanità cominceranno finalmente a occuparsi anche di ambiente. Cosa mi aspetto da chi leggerà il libro? Cominci a approfondire il modello. Uno dice: ma se è una cosa che apparentemente, per come è descritta, è così facile, perché non la si fa? Perché in questo caso c'è una barriera, una cappa. Il paradigma, il modo di pensare corrente è una prigione tremenda anche per le menti più elevate, anche per, sono sicuro, per molte delle persone che sono qua presenti. Quindi bisogna fare uno sforzo culturale all'inizio di accostarsi con mente aperta, dopodiché si vedrà che quello che viene proposto è estremamente più semplice da realizzare nelle elaborazioni che sono state fatte per i diversi attori di quello che si sta facendo ora. Se si raggiunge la massa critica e si riesce a sperimentare in un paio di realtà, non è un servizio solo per la regione Emilia Romagna, Lombardia, neanche per l'Italia, è un servizio per il pianeta, dico oltre, non solo per la sanità mondiale, ma addirittura per il pianeta. Grazie.